Laura Freddi è recentemente tornata sotto i riflettori, intrattenendo il pubblico con un'ospitata al programma, Verissimo. Nell'intervista con Silvia Toffanin, la conduttrice ha condiviso le sue speranze per un prossimo matrimonio con il suo compagno di lunga data, Leonardo D'Amico, e ha discusso l'idea di invitare alcuni dei suoi ex partner alla cerimonia, svelando i legami affettivi che continuano a esistere tra loro. L'amore di Laura Freddi e Leonardo D'Amico. Nella puntata del 14 settembre, Laura Freddi ha descritto il forte legame che ha sviluppato con Leonardo D'Amico nel corso degli ultimi 12 anni. Questo profondo affetto ha originariamente portato a discutere di un matrimonio già prima della pandemia, ma diverse circostanze, inclusa la nascita della loro figlia Ginevra, hanno costretto la coppia a rimandare i festeggiamenti. Laura ha rivelato: "Consideriamo di sposarci entro il 2025, ma non abbiamo ancora fissato una data esatta." Riflettendo sulla sua vita familiare, Freddi ha anche menzionato come il desiderio di Ginevra di vedere i genitori sposati abbia influenzato le loro decisioni. Inoltre, ha descritto il carattere di Leonardo, evidenziando le loro differenze: "È molto più riservato e burbero di me e vuole proteggere tutto ciò che ha." In effetti, i due si trovano a litigare spesso proprio a causa dei loro caratteri forti, una dinamica che non le impedisce di esprimere affetto l'uno per l'altro. Durante il programma, Silvia Toffanin ha anche letto una lettera d'amore scritta da Leonardo, in cui venivano descritte le emozioni legate al giorno del matrimonio e l'immagine del loro sogno di vedere Ginevra portare le fedi. La questione degli ex partner alle nozze. Uno degli argomenti più discussi durante l'intervista è stata la possibilità di invitare alcuni ex partner al matrimonio. Laura ha confermato che i suoi ex, Claudio Casavecchia e Paolo Bonolis, potrebbero ricevere un invito, sottolineando l'importanza di mantenere un buon rapporto anche dopo le rotture. "Non vedo nulla di male nel volere che siano presenti. Leonardo conosce bene entrambi e abbiamo condiviso momenti importanti insieme alle nostre famiglie", ha spiegato Freddi. Tuttavia, ha precisato che non tutti coloro che sono stati in passato nella sua vita meritano un invito. Per lei, l'importante è mantenere relazioni affettive genuine senza creare tensioni con il futuro marito. "Non farei mai nulla che potrebbe infastidire Leonardo." La conduttrice ha condiviso l'importanza di accettare il passato, pur mantenendo l'orizzonte rivolto al futuro, specialmente ora che la famiglia si sta ulteriormente espandendo. Le sfide personali e familiari. Negli ultimi tempi, la vita di Laura Freddi non è stata priva di sfide. La conduttrice ha affrontato problematiche legate alla salute della madre, una situazione difficile che ha impattato profondamente sia lei che la sua famiglia. Descrivendo la battaglia che hanno affrontato, ha raccontato di un'emergenza che ha coinvolto la madre a causa di una crisi respiratoria legata a precedenti problemi cardiaci. "Abbiamo lottato insieme, ma ora sembra che il peggio sia alle spalle." Questa esperienza ha sicuramente influenzato anche la sua visione della vita e delle relazioni, rendendola più consapevole delle priorità familiari. Nonostante le difficoltà, Freddi ha dimostrato una forza notevole, affrontando le circostanze con determinazione e ottimismo. La stabilità della sua vita personale e la prospettiva di un matrimonio imminente sembrano essere per lei una fonte di grande gioia e speranza per il futuro.